siamo riusciti a capire, sì, perché ieri abbiamo avuto una discussione col mister, come solito, alla ripresa dell'allenamento. È certo che eravamo un po' dispiaciuti per la sconfitta, però ora ripartiamo da qui, abbiamo 2 settimane per lavorare bene e correttamente. Quindi domenica prossima ci aspetta la partita in casa con Cosenza, una partita molto importante che dal mio punto di vista dobbiamo vincere così sposta la classifica. Ah, io 3-5-2, giocando a 3 dietro, nel passato l'avevo già fatto a Benevento, quindi grande difficoltà che ho trovato perché abbiamo avuto tutta la settimana per lavorarlo. Poi certo che giocare un modulo 4-3-1-2, 3-5-2 magari è diverso, però comunque in allenamento ci lavori, in partita non è che è cambiato tantissimo, loro sono stati bravissimi, ci hanno messo in mezzo giocando a tanto a pallone, noi abbiamo provato a dare il massimo, purtroppo è andata male, però abbiamo queste 2 settimane per lavorare bene. Ma un calo secondo me è una parola grossa perché noi ogni volta che andiamo in campo diamo il massimo, non è che andiamo in campo senza voglia, andiamo in campo con la voglia giusta e vogliamo sempre vincere tutte le partite che giochiamo. Purtroppo questa è una situazione brutta in cui ci dobbiamo rimettere subito e queste 2 settimane siamo tutti qui, tutti in famiglia per lavorare tantissimo, siamo gruppo, ci vogliamo tutti bene, domenica andremo in campo per vincere la partita e nient'altro. Ah, nella mia prestazione personale sono contento perché sto tornando al meglio della mia forma. Ora ci avrò 3 settimane di recupero, cioè per me è più un bene che un male perché comunque lavorerò tanto per tornare al massimo alla partita prossima. È certo che mi dispiace non giocare quella col Cosenza, però andrò un altro al posto mio e sono sicuro che farò benissimo. Ma dal mio punto di vista, secondo me, non serve guardare la squadra in cui giocheremo, serve lavorare su noi stessi, lavorare queste 2 settimane e domenica andare in campo con l'atteggiamento giusto e con la voglia di vincere la partita. A noi la tua squadra non ci interessa.